Eccoci qui ragazzi, video non in programma, video difficile da fare, un piccolo video da fare perché appena ho saputo la notizia mi sono sentito il dovere di fare questo piccolo video per rendergli omaggio, per ringraziarlo di quanto ha fatto quando era allenatore della Roma, per ringraziarlo di quanto lui sia stato tifoso della Roma, sia stata una persona genuina nel calcio, una persona onesta, corretta, come ce ne sono state poche nel mondo del calcio. E quindi diamo un addio, un abbraccio caldissimo a lui, alla sua famiglia, a Carletto Mazzone, che proprio oggi ci ha lasciato all'età di 86 anni. Una perdita improvvisa, alla vigilia proprio dell'inizio di questo campionato. Bruno Conti ha già espresso le sue condoglianze in un post, domani sarà in panchina. Sono sicurissimo che domani i tifosi gli elogeranno e gli renderanno onore con qualche coreografia sicuramente, perché se lo merita con tutto il cuore Carletto. La squadra pure, nonostante sia composta da giocatori che penso non l'abbiano neanche mai visto allenare Carletto Mazzone, ma sanno sicuramente chi è e cosa ha rappresentato per questi colori, sono sicuro che faranno del loro meglio per onorare la memoria di questo meraviglioso uomo, perché questo è. Io sono particolarmente legato a Carletto perché gli anni dal 92 al 93, insomma, 90, 91, 92, 93, 94 sono stati gli anni in cui ero più attivo in curva, ero abbonato, era il primo allenatore scelto da Sensi, alla prima presidenza da Sensi. Io andavo a Trigoria spesso, andavo allo stadio, ero abbonato e mi ricordo una Roma fatta a sua immagine e assomiglianza. Una Roma che lottava, una Roma che combatteva, una Roma che non si dava mai per vinta proprio nel carattere e nell'indole del suo allenatore. E poi per finire, perché poi qui la chiudo perché non voglio essere troppo, insomma, prolisso nel dire cose, io ci tenevo a fare questo video per omaggiarlo, per rendergli onore, per rispetto più che altro, e la concludo con una delle cose più belle che lui ha fatto quando fece quella corsa sotto la curva sud, quando vincemmo quel derby 3-0, mi ricordo che eravamo stra sfavoriti, con Balbo, Cappioli e Fonseca, un 3-0 veramente, lui che corre sotto la curva. Ecco, io ho questa immagine di Carletto. Un bacio a te, Carletto, ovunque tu sia, spero che tu stia bene e che da lassù possa veramente, anche da lassù, tifare la nostra Roma e guardate le partite e anche vegliare su questa squadra. Ragazzi, a domani. Ciao Carletto.